anche da amici di HTO, immagino vi stiate chiedendo che cosa io faccia qui e soprattutto perché indossi una divisa dell'esercito. Ebbene amici, come avrete potuto notare, non sto indossando propriamente una divisa dell'esercito. Oggi mi trovo a Rainbow Magic Land a Valmontone, dove l'esercito, dopo l'esperienza più che positiva avuta a Euroma 2, ha deciso di presentare le proprie attività. Che dire, non ci resta altro che andare insieme all'avventura e alla ricerca appunto di queste attività che oggi l'esercito ci farà vedere. Andiamoci insieme. Partono 10 e 5. Io accendo il fuoco. Ma è di rispetto, l'hai acceso il fuoco? Sono ora in compagnia del caporal maggiore scelto, Mastrolia Francesco, e il quale adesso ci spiegherà qualcosa di molto particolare. Ciao Francesco e benvenuto su HTO. Buongiorno. Francesco, di quale reparto fai parte? Sì, faccio parte del 186° reggimento Paragrado di Stifolgore di Siena. Una cosa molto impegnativa, quindi, far parte della Folgore storica. Certo, un glorioso reggimento, gloriosi reparti. Bene, Francesco, che cosa vedremo oggi? Allora, vedremo un percorso, un militar fitness, in cui ai ragazzi, ai partecipanti, faremo superare alcuni ostacoli che simulano la difficoltà che andremo a incontrare noi, logicamente molto diminuiti la difficoltà, sulle difficoltà appunto che andremo a incontrare durante il percorso addestrativo, lavorativo che facciamo noi quotidianamente. Bene, naturalmente tu mi aiuterai, quindi ci spiegherai poi il percorso non appena appunto verrà svolto dai ragazzi. Certo. Bene, allora non mi resta che presentare i 4 volontari che si sono offerti, salvando la giornalista dal farlo, grazie a Dio. Ti chiami? Manuel. Alessandro. Danilo. Osvaldo. Come mai avete deciso di fare questo percorso? Beh, comunque io sono militare, quindi avrei voluto provare, mi sono offerto, diciamo così, volontario per farlo, sì. Militare in che cosa? Sabaudia, militare esercito italiano. Tu invece? Ma loro sono abbastanza più appassionati di queste cose, quindi mi hanno un po' trascinato in questo. Capisco che cosa si prova. La passione per le forze armate. Tu invece? La passione per l'esercito. Ho il papà anche militare, quindi. Dov'è il militare? Aviazione dell'esercito a Viterbo. Allora, non vi faccio perdere altro tempo, vi lascio fare il vostro percorso e magari poi alla fine mi dite le vostre impressioni. In bocca al lupo. Si è aggiunta una signora, l'unica signora, quindi naturalmente. Bene, signora. Come si chiama? Micaela. Quasi come me, io mi chiamo Michela. Ecco, però io non la faccio, la signora la fa, io no. Quindi sì. Il nome come il mio, facciamo finta che lo fa anche per me. Come mai ha deciso di partecipare a questo percorso? Guarda, io sono una sportiva, quindi mi piace moltissimo tutto ciò che è anche troppo. E quindi ho detto, era il mio sogno entrare nell'esercito, ormai sono un po' troppo grande perché ho quasi 40 anni e quindi. Va bene, allora aspettiamo poi le sue impressioni finali. Okay. In bocca al lupo. Grazie, grazie. Francesco, che cosa vedremo ora? Che cosa simulano questi ostacoli? Sì, appunto, il primo esercizio proprio simula il superamento di un pezzo di terreno dissestato. E come ha fatto il ragazzo, un pezzo di terreno bisogna passarlo il più velocemente possibile, però è dissestato. Quindi vedremo le difficoltà che si andranno a correre. Adesso invece, Francesco, cosa stiamo vedendo? Questa è una prova di equilibrio, superamento di un ostacolo con mantenere l'equilibrio, oltrepassare un ponte non agibile, però superarlo in equilibrio. Sembra facile, ma immagino non lo sia. Non lo è facile. Ci vuole tanto equilibrio, concentrazione, poi magari dopo molti chilometri la stanchezza è difficile. Questo ostacolo in pratica simula il superamento di un oltrepassare una parte non alta, tipo un ponticello o qualcosa, con il passo del gattino, come sta facendo effettivamente la signora. Allora, ad un tratto nel nostro percorso, nel nostro
itinerario troviamo la strada sbarrata. In questo modo costruiamo noi stessi una scaletta che supereremo in questo modo. Poi si oltrepassa o scavalcandola tranquillamente, oppure se il punto è pericoloso si fa saltello e capriola. Questo esercizio simula l'attraversamento sono vari esercizi che sempre durante il nostro itinerario. Durante il nostro itinerario troveremo un fiume dove cercheremo di stendere una fune per oltrepassare logicamente il fiume, perché non è piedabile. La fune molte volte diventa lenta e quindi l'oscillamento di questa trave simula la fune lenta. Questo simula un ponte di sussistenza costruito da noi, infatti oscilla, e poi quello il superamento di un filo spinato saltandolo con la capriola in un punto pericoloso. Abbiamo visto che due ragazzi hanno fatto un pochino i furbetti. Sì, perché logicamente questo dovrebbe essere un ponte abbastanza lungo e logicamente non riesci a saltarlo, se no sarebbe troppo facile, però fa vedere la difficoltà quando un ponte non è stabile e che oscilla. Questo è il superamento di un ostacolo con la tecnica del passo del leopardo. La parte superiore di questo ostacolo simula il filo spinato. La gente deve oltrepassare senza toccare con il sedere e con la testa il filo spinato, altrimenti rimane agganciato e rischia anche di tagliarsi. Questi sono degli esercizi a corpo libero che allenano molte parti del corpo. Cioè abbiamo questi e altri esercizi che poi vedremo in futuro. Più avanti. Questo signore dovrebbe essere consigliato anche per noi che magari vogliamo togliere qualche chilo, penso che appunto lavorano tutti i muscoli del corpo, no? Sì. Ma oltre ai chili fa bene, attività fisica fa sempre bene, all'aria aperta, in mezzo ai boschi e salute. Questo esercizio sono esercizi di trazione alla sbarra, sempre potenziamento muscolare, e questo è un esercizio viene sollevato il peso del nostro corpo. Questo ci aiuta appunto nel superamento di tutti gli ostacoli che abbiamo appena fatto. È la base di tutto ciò, perché se troviamo un ostacolo che dobbiamo oltrepassarlo, dobbiamo riuscire a sollevare il proprio corpo, il peso del proprio corpo, e questo esercizio ci aiuta a superarlo, per poterlo superare. È il più difficile? No, è sempre la stessa questione di allenamento, e poi diventa un... non di convizio, ma un bel allenamento. Ti dà molte soddisfazioni. A che serve adesso fare questo tipo di esercizi? Questo esercizio, logicamente, anche i muscoli delle gambe devono essere allenati. Il saltello, cioè ci vuole sia, perché durante i vari esercizi negli ostacoli il corpo andrà a lavorare con più muscoli, maggiormente si lavora anche muscoli alti e muscoli bassi, e il fisico deve essere allenato e deve essere abituato a lavorare con questi muscoli contrapposti. E anche giustamente il superamento di un ostacolo ci dobbiamo aiutare con i muscoli delle gambe, che sono i muscoli più grandi del nostro corpo, e li dobbiamo sfruttare al meglio. Allora Manuel, com'è andata questa esperienza? Abbastanza bene, come mi aspettavo. Dura? Pensavo peggio. La rifaresti allora? Sì, certo. Bene. Invece per te Danilo, com'è stata questa esperienza? Bellissima, è stato, non so, forse il sogno della vita. Si è avverato finalmente. Speriamo. Ti è piaciuto? La rifaresti? Tantissimo, anche adesso. Osvaldo, invece per te com'è stata questa esperienza? Bellissima, la rifarei subito. Molto dura? Faticosa? No. Invece tu Alessandro, che cosa mi dici? Ti è piaciuta questa esperienza? Sì, molto. E non è stata facile come credevo, alcuni esercizi anche abbastanza faticosi. Però la rifaresti? Sì. Bene, allora io ringrazio i nostri amici che così ci hanno mostrato questo percorso, sono stati molto gentili, e vi ringrazio di nuovo. E caporal maggiore scelto, che facciamo? Li arruoliamo? Beh sì, dai, sono stati bravi, hanno superato tutti gli esercizi, poi fisicamente ci stanno, per iniziare ci stanno, poi nel futuro diventeranno ancora più bravi. Quindi ci servono quattro barli giovani, insomma, nella folgore. Certo, sì, spazio ai giovani.
Vabbè, anche voi siete giovani naturalmente. Con l'occasione, Francesco, volevo chiederti se mi presenti anche i tuoi collaboratori. Sì, allora, gli istruttori sono il primo caporal maggiore Carcaterra, Giovanni, e il caporal maggiore Jacopo Grassi. Allora, io naturalmente per una questione di età e quindi non ricordandomi bene i vostri nomi e i vostri gradi vi chiamerò Giovanni naturalmente, Jacopo. Ho fatto una piccola sintesi fra i vostri nomi. Giovanni, da quanto tempo fai parte di questo reparto? Dei paracadutisti da più di 4 anni. Come mai hai scelto di far parte di questo reparto? Perché già da bambini si sa che i paracadutisti sono il reparto, diciamo, un po' più duro, e allora era anzitutto una sfida con me stesso. Una volta superata è diventata una vera e propria passione, quindi ora ci troviamo qui e andiamo avanti. Quindi una sfida vinta è una sfida positiva, una scelta positiva. Assolutamente sì. Jacopo, invece tu da quanto tempo fai parte di questo reparto? Io nei paracadutisti da 3 anni, sì. Anche per te come mai questa scelta? Per spingermi a migliorare. E continuerò a fare così, e questo lavoro mi permette sempre di farlo. Mi piace sempre avere nuovi obiettivi, sto bene, tengo in forma e non c'è niente di meglio. Sul fatto che siate in forma non ci sono dubbi, perché dopo che fate tutti questi allenamenti, insomma, penso che la forma sia normale. Ma anche se costa sacrificio, se è così duro, tu continui ad avere questa passione? Assolutamente sì, perché la forza la trovo nei colleghi, è questo. Per questo continuiamo. Bene, mi fa piacere, sono contenta che sia poi alla fine una famiglia, insomma, la vostra. Spirito di corpo, voleva dire spirito di corpo. Ottimo. Mi fa piacere. Tu invece, Francesco, da quanto tempo fai parte di questo reparto? Perché a te non l'avevo chiesto. Sono più di 11 anni che sono nei paracadutisti. Complimenti. Sempre a Siena, in questo glorioso reggimento, veramente. Bene, allora io ringrazio tutti, sia i nostri amici che si sono prestati, sia anche i nostri amici, diciamo, civili, ma non solo, che si sono prestati così oggi a farci vedere appunto questa dimostrazione, e i nostri amici della Folgore, che sono stati davvero molto, molto gentili, e grazie per la collaborazione. Grazie a tutti. Cari amici di HTO, sono adesso in compagnia del caporale Di Martino Alessia. Ciao Alessia, benvenuta su HTO. Buongiorno a tutti, benvenuti a voi. Grazie Alessia. Alessia, prima di tutto voglio chiederti, di quale reparto fai parte? Io faccio parte del comando logistico di proiezione, che si trova a Roma, in Cecchignola. Benissimo Alessia, allora su quale mezzo adesso noi siamo? Allora, adesso siamo sul mezzo tattico di nome Freccia, è un mezzo militare che appunto viene utilizzato in teatri operativi. È un mezzo blindato, sicuro ovviamente, ed ha una capienza di 11 persone a sedere. Invece gli altri mezzi che vediamo qui vicino, ce li puoi illustrare? Allora, abbiamo il primo lì a destra, che è il Lince, e invece questo qui a fianco a noi che vediamo si chiama Puma. Quest'ultimo è anch'esso un mezzo blindato ed ha una capienza sedere di 7 posti. Benissimo, noto che comunque hanno dei nomi di animali, insomma, riportano nomi di animali, Lince, Puma... Sì. Parecchi, penso la maggior parte dei mezzi militari ha questi nomi. Bene, ci fa piacere, solo adesso dove siamo noi, insomma, no. E, è bello trovarsi qui sopra, per me è la prima volta, immagino che per te non sia la prima volta salire su un mezzo del genere. Come prima volta fa sempre un grande effetto, e parecchie persone mi dicono che quando salgono su questi mezzi si sentono molto, molto sicuri, perché sono comunque mezzi blindati, quindi ti senti come in una sfera di ferro, diciamo. Certo. Amici,
amici, siamo adesso in uno stand molto particolare dell'esercito e sono in compagnia del tenente pilota Flavio Carta. Ciao Flavio, io per insomma un po' per maggiore così avvicinanza ci diamo del tu naturalmente. Ciao Flavio e benvenuto su HTO. Grazie. Allora Flavio, di quale reparto fai parte? Io faccio parte del primo reggimento Antares, in distanza a Viterbo, sono pilota operativo su CH-47C, si tratta di un elisottero da trasporto medio, il più grande della flotta dell'aviazione dell'esercito. Complimenti, da quanto tempo fai parte di questo reparto? Sono operativo su questa macchina da circa 3 anni, con all'attivo 3 missioni in teatro operativo afgano, e diciamo numerose partecipazioni alle operazioni che noi svolgiamo in patria, quali soccorso antincendio, pubbliche calamità, trasporto d'urgenza e missioni di questo tipo, insomma. Quante ore di volo hai all'attivo? È circa 500. Complimenti davvero. Flavio, adesso noi siamo, come ho detto prima, in uno stand un po' particolare, ce ne parli? Che cosa possiamo vedere qui oggi? Sì, all'interno dello stand che abbiamo allestito quest'oggi per Esercito Adventure a Rainbow Magic Land potete trovare 2 simulatori di volo che permettono ai ragazzi, specie ai più piccoli ma anche poi ai grandi che spesso e volentieri si divertono con noi, di provare l'ebbrezza di una simulazione di volo su elicottero con istruttori qualificati naturalmente, tutto naturalmente nella massima sicurezza e con l'obiettivo di farci conoscere, quindi rappresentare poi al cittadino quello che è il nostro lavoro, naturalmente divertendosi. Che tipo di elicottero sarà simulato? Sono simulati Augusta A129, sono elicotteri da esplorazione e scorta e anche un'ala fissa, un Dornier. La differenza tra i due? Allora, l'Augusta 129 è appunto un elicottero nel senso classico del termine, e è impiegato prevalentemente nei teatri operativi e si occupa appunto della scorta ai convogli e della scorta alle formazioni di elicotteri stessi, mentre invece il Dornier è un aeroplano, quindi un'ala fissa, anch'esso in dotazione facente parte della flotta dell'aviazione dell'esercito, il quale fa attività quali il trasporto di personale, il lancio di truppe paracadutiste, il collegamento con le isole. Allora Michela, siamo pronti per passare all'azione, il caporal maggiore Checuolo va a vestirti col casco in dotazione ai noi piloti dell'aviazione dell'esercito e il giubbotto salvagente che insomma ti renderà una vera e propria pilota operativa, una delle nostre. Benissimo, allora che dici, sono pronta? Vado bene così? E allora andiamo a fare la nostra esperienza di volo. Andiamo. Allora Michela, siamo pronti per la nostra simulazione, ci troviamo sulla pista di decollo, ecco, diamo potenza, cerchiamo, in questo momento abbiamo staccato i pattini dal suolo, cerchiamo di livellare l'elicottero, facciamo attenzione agli strumenti, con l'orizzonte artificiale, lo strumento che trovi al centro del cockpit in alto, giallo e blu, riusciamo a stabilire la nostra posizione rispetto allo spazio. Fondamentalmente dobbiamo riproporci di tenere le ali livellate, brava, in questo modo stiamo andando benissimo, e continuiamo a prendere velocità picchiando l'elicottero, ovvero aumentando quello che è il suo assetto. Così facendo l'anemometro indicherà appunto un aumento della velocità. Stai andando benissimo, hai la stoffa per fare la pilota. Ecco, in questo momento possiamo, brava, virare verso sinistra, diminuiamo un po' l'intensità della virata, cerca di, ecco, di livellare le ali. Proviamo a fare una virata a destra, cerchiamo di cabrare un po' di più l'aeromobile in modo tale da non perdere quota. Ecco, diamo un po' di potenza in più. Siamo in questo momento molto bassi rispetto al terreno. Questo è un volo che è assimilabile a quello che noi militari chiamiamo volo tattico. Quindi con manovre accentuate e quote di volo radenti il suolo praticamente. È la tipologia di volo che adottiamo in alcune delle nostre operazioni. Noi siamo in grado, vedi Michela, di volare come stai facendo tu in questo momento egregiamente, in condizioni quindi meteorologiche, come ti propone il simulatore, pressoché perfette. È di giorno, ma naturalmente ci addestriamo anche al volo in
con condimette avverse e attraverso l'ausilio di sistemi di visione notturna che vanno montati sul casco, su un casco come quello che tu stai indossando in questo momento, riusciamo a gestire anche il volo notturno. Possiamo provare adesso a seguire la linea di questa strada per fare un po' di pratica, quindi viriamo a sinistra. Manteniamo sempre, come si dice in gergo, i parametri nei limiti della macchina. Ora, quegli strumenti che vedi sul cockpit possono chiaramente confondere a un primo impatto. In realtà per il pilota sono molto chiari e di facile identificazione. Ci danno informazioni su quello che è lo stato dei motori, su quelli che sono i giri del rotore principale, naturalmente fondamentali per ogni ala rotante. Facciamo ora un passaggio, rientriamo verso la pista, quindi viriamo a destra, prova a virare a destra, perfetto, in lontananza vediamo anche il mare, torniamo verso la pista, verso l'aeroporto dal quale siamo decollati. In volo si usano anche le cosiddette radioassistenze, che permettono al pilota un più facile orientamento. Attraverso queste noi riusciamo praticamente a stabilire quella che è la nostra rotta, che abbiamo naturalmente pianificato, e anche a rientrare poi alla base. Ora proviamo un atterraggio, bravissima! Dovresti schiacciare i freni, che sono i pedali che hai di fronte a te, al fine di fermare la corsa dell'elicottero. Hai utilizzato quindi, come hai visto, la potenza attraverso il collettivo per salire e scendere di quota con l'elicottero, il joystick ha simulato il ciclico, con questo l'hai manovrato, e i pedali infine ti sono serviti per gestire l'atterraggio. Complimenti! Grazie! Grazie mille, però devo dire che non è comunque tutto merito mio, perché ho un ottimo maestro. Sei troppo buona, grazie mille. Facciamo del nostro meglio. Grazie a voi. Questa volta mi è andata molto meglio, perché l'altra volta il mio atterraggio è stato disastroso, invece devo dire che questa volta sono stata brava nell'atterrare. Meglio così, sono contenta. È andata bene, questa volta è andata bene, non ho lasciato feriti sul campo. E quindi anche l'elicottero si è salvato, grazie a Dio. Ok, buongiorno. Mi buongiorno. Chiamo Caporal Maggiore Capo Terramani Ventura. Bene, e il niente, tuo nome? Facciamo Ventura. Ventura, benissimo. Ventura. Michela, diamoci del tuo, anche perché tu sei il... Io sono sì, la mia vita oggi. Ah, beh, sì, distruttore di alpinismo, quindi qualsiasi... Bene, va bene. Allora, da dove devo iniziare? Posso allora, già iniziare sì, così? Dal basso, comunque è importante fare i passi corti, mm-hmm. perché ci aiuta. Okay. Ok, allora dimmi tu, mano posso... sinistra conviene mano metterla destra. Qua? Sì. Ok, così? Ok. Allora, diciamo che non ho le scarpe forse comode? Non fa niente. Ci riuscirò mai? Oddio. Opla. Troppo largo? Vado qua? Basso, sì. Ricorda. È un'impresa. Spingere bene con le gambe, aiutarsi bene con le gambe. È un piccolo problema, però. Non so dove appoggiare questo piede. Allora, aspetta un attimo. Qui? Sì, sì, va bene anche lì. E poi? Non ce la faccio. Prendere il verde col sinistro. Ok. No, non ce la faccio. Oddio, sto cadendo. Se provo con questo a salire? Opla. No, non ce la faccio. Ups. Va bene, va bene. Basta che sul verde siamo su, E arrivare al verde. Aspetta che ci arrivo. Ma vedi che mi tocca fa. Aspetta.
Non riesco ad arrivarci. Aspetta, un po' di pazienza. Up. Adesso sali il destro. Non ce la faccio. Aspetta, uno, due. Esatto. Sto guardando. Ragazzi, andiamo in pausa pranzo. Io sono salita. Malgrado tutto ce l'ho fatta. Adesso ci resti. Per carità, no, non lo fate mai. Ma è vero che il caporal maggiore non mi lascia. No, non voglio che ti stanchi. Che devo fare? Questa me la pagate. Possiamo scendere? Che faccio? Così? Opla. Grazie. Bene. Benissimo. Se non ci fosse... Quante volte sono morta? Parecchie. No, no. Grazie mille, chiedo scusa, no, lo so che sono uno pesante. Okay. Grazie mille, senza di te non so come avrei fatto. Una bella esperienza, devo dire che comunque è complicatissimo, non è facile. Magari c'è qualcuno un po' più portato, qualcuno meno, quindi bisogna avere pazienza per poi cercare di... Complimenti anche per la tua forza e per la tua pazienza. Tutta la sosta. Sì, grazie. Buongiorno. Buongiorno, ecco il diploma per la scesa che ha effettuato. Complimenti, è stata bravissima. Grazie, insomma bravissima più o meno, insomma sono preso qualche volta, qualche scivolata, però per come prima volta diciamo può andare bene, che ne pensa? Questa qui è un'attività comunque per tutti, infatti salgono dai bambini agli adulti, e fanno sfide pure padre e figlia a chi arriva più su e tutti felici riescono ad arrivare. Piano piano con il nostro aiuto salgono su. Soprattutto con il vostro aiuto. Lei è il? Caporal Maggiore Anselmi Fabrizio del 9° Reggimento Alpini dell'Aquila. Complimenti, da quanto ti do del tu perché sei giovanissimo, da quanto tempo fai parte di questo reparto? Sono 4 anni che sono in questo reparto. Come mai hai scelto questo reparto? A me piace praticare sport in montagna, attività in montagna, oltre a fare attività militari, quindi facciamo molte attività sempre legate all'ambiente montano, sia d'inverno che d'estate. E porto avanti il mio lavoro e la mia passione contemporaneamente. Benissimo, quindi tu naturalmente sei capacissimo di scalare un'altura del genere? Sì, sono istruttore militare di alpinismo e quindi diciamo, è il nostro lavoro fare queste cose. Benissimo, quindi amici fidatevi di lui naturalmente e non certamente di me perché come avete visto insomma con me capitate malissimo, con lui sicuramente molto meglio. Grazie mille per la disponibilità. Grazie a voi, buona serata.
Grazie. Sono ora con il primo caporal maggiore Loni Alessio, il quale mi spiegherà a noi donne alcune tecniche di difesa personale, quindi nel caso di un attacco, non so, di un attacco da parte di qualcuno che voglia farci del male, ci spiegherà come difenderci. Naturalmente, come mi è stato anche spiegato prima, non dobbiamo cercare di difenderci e di attaccare a nostra volta, perché non ne saremmo in grado. Quindi l'unica cosa che dobbiamo fare è cercare di difenderci da quell'attacco che stiamo subendo in quel momento, ma la prima buona occasione è quella di scappare. Certo. Infatti, quindi primo caporale, lascio a lei la parola, mi dica che cosa mi fa vedere allora, oggi. Andremo a vedere, per partire, una difesa da presa al collo con due mani, quindi l'aggressore andrà a prendere al collo la signora. Ora, prima di farlo io l'aggressore, sarà la signora a fare l'aggressore con me. Bene, che faccio? Allora, metto le mani così? Sì, perfetto, allora. Prima di tutto ci deve essere una simultaneità dei movimenti con le mie dita che vanno alla gola dell'aggressore e la mano andrà al polso più vicino. Se io faccio molta pressione, la signora potrà sentire che la sua presa andrà a cedere. A questo punto, torsione del polso sull'esterno, a rafforzare la prima mano, andrò a chiudere l'angolo del palmo sull'avambraccio in una direzione in basso dietro all'aggressore. Questo può sentire che fa molto male. Sì. Continuo secondo lo sbilanciamento. Atto proprio. Sì, vada, io sto facendo piano. Appena vedo uno sbilanciamento, sfrutto le unghie, arma individuale della donna, per aggredire e scappare. Ottimo. Ok. Allora, vediamo se ho capito. Perfetto. Quindi devo prima di tutto mettere le dita qui e poi la mano... insieme prendere il polso. Ah, prendere questo polso così. Quindi premere poi... molto forte sulla gola. Ok. Quindi ruotarla così, prendere questa. E spingere il più forte possibile in quella direzione. In questa direzione. Forte, quindi così. E chiudere bene l'angolo. Okay. Così. Forte, molto forte. Ancora? Sì, vada, non c'è nessun problema. Quindi, appena trovo lo squilibrio, sfrutta le unghie, quindi faccio sgraffia così, e me ne scappo. Ok. La priorità da darsi sono di scappare, non di aggredire lo stesso aggressore. Certo. Quindi riproviamo una velocità un pochino più elevata. Allora, vado? Sì. Quindi così? Sì. Così, giusto? Perfetto. Molto forte. Sì. Così? Sì. Opla, e poi perfetto. Vado e me ne scappo. Ok. Bene. Sto imparando. Sì, sto imparando. Sì. Vogliamo riprovare o facciamo altro? Proviamo un'altra. Questa qui com'è andata? È andata bene? Va benissimo. Oh, grazie. Okay. Considerando che i rudimenti che non c'erano, per partiamo niente da zero e quindi non c'è nessun problema. Andiamo a vedere un'altra aggressione base, quindi può essere una presa al polso. L'aggressore va a prendere al polso la persona. Ora partiamo da un concetto che la presa al polso non viene effettuata per guardarsi negli occhi, ma bensì ha uno scopo e molto probabilmente sarà quello di tirare. Sì. Ora la faremo in statica, tirando è molto più complicato fare quello che faremo. Okay. Allora, mi afferro al polso, vado a fare una pressione sulla mano, una torsione facendo un movimento senza alzare il gomito molto vicino a me, così la leva è molto breve e io ho una forza maggiore, faccio un movimento dall'interno all'esterno, arrivata una pressione molto alta, vado a premere in basso, può sentire il dolore sul polso? Sì, assolutamente sì. Sfrutto sempre lo squilibrio, sgraffio e me ne vado. Ho capito, più o meno ho capito. Allora, afferro la mano dell'aggressore proprio sulle dita, io non voglio che l'aggressore lasci. Allora, faccio poi un movimento dall'interno all'esterno, così, arrivato all'apice, apro la mano e faccio premo così in basso. E poi? Con questa mano, non con questa. Ah, con questa? Prema forte in basso. Così? Sì. Quindi continuo così? Come sfrutta lo squilibrio, con la mano libera, va, sgraffia. Ah, quindi devo sempre graffiare? Certo, sgraffia. E me ne scappo? Si gira e corre. Ok, ho capito. Allora riproviamo, sì. Allora, faccio così, afferra, quindi afferro qua, qui, dito, ok, sì, la porto prima, così, la giro, basso, con questa la abbasso, perfetto, così, sgraffio, perfetto, e me ne scappo. Ah, ok, adesso ho capito. Spero di ricordarle queste cose, speriamo che non capiti mai, insomma, un'aggressione, però spero di ricordarle. Nel caso di un aggressore le cose importanti sono queste, sono reagire e scappare e chiedere aiuto. Sì. Benissimo, un'altra tecnica che ci può spiegare così velocemente?
facciamo. Sono bloccato. Coltello. Col coltello? Un aggressore col coltello, facciamo. Una col coltello. Che devo cadere? No. Sono un po' meglio i bambini di 4 anni, lo so. Vero? Ok, adesso riparti spiegando che ci sono una. Ma si sente? Tu lo senti? Ah, bene. Quando vuoi. E devo spiegare io? No, devi spiega. Adesso ecco, allora. Ti devo primo caporal maggiore, giusto? Sì, sì. Allora. Primo caporal maggiore, cosa vedremo ora? Allora, andremo a vedere una tecnica di difesa da una minaccia col coltello. Prima di tutto dobbiamo distinguere una minaccia da un'offesa o attacco. L'offesa o attacco è un'azione fatta col coltello a ledere proprio la persona e la sua integrità. Una minaccia invece è qualcosa, esempio una rapina, per richiedere un qualcosa dalla persona minacciata. Sì. Ora andremo a fare una minaccia allo stomaco con il coltello puntato. Semplicemente andrà a puntarmi il coltello a questa testa. Sì. Allora che faccio? Punto. Perfetto. Sì. Allora, da persona minacciata non devo rispondere, essendo aggredito, con a sua volta una minaccia nei confronti dell'aggressore, perché da minaccia potrebbe passare ad aggressione, offesa. Certo. Non voglio quello, bensì devo studiare psicologicamente la persona e dargli sicurezza. Come do sicurezza? Faccio un piccolo passo indietro e do il gesto universale della resa, con i movimenti molto ampi e lenti. Questo movimento dà sì che alla persona allungherà il braccio in automatico, ma si sentirà molto più sicura e darà a me quel suo margine di errore. A questo punto, senza andare con le mani, perché le mani potrebbero scivolare, vado con l'avambraccio, che è una superficie maggiore, a portare il coltello fuori dal mio corpo. Questo. Ah, ottimo. Ottimo. Afferrerò e in simultanea ci sarà un colpo, sempre sfruttando le unghie. Bene? Afferro a sua volta il coltello e faccio la solita leva di prima. Ah, ecco. Dove potrebbe capitare che il coltello o vola via o comunque sia, se sfrutto la leva, rimane in mano a me e me ne vado. Sicuramente me ne andrò, non andrò a combattere col coltello. Allora, bisogna avere comunque un sangue freddo incredibile per fare una cosa del genere. Devono perché essere degli automatismi. Sì, esatto. Perché senza avere automatismi è più facile andare nell'errore, incappare nell'errore. Sì. Sono cose sì, che vanno automatizzate. Sì. Sono semplici, ma vanno automatizzate. Sì, bisogna farle diverse volte, perché immagino che una sola volta come la mia porti a risultati non buoni. Allora proviamo. Quindi, allora, punto io. Quindi resa, mi perfetto. Faccio così. Perfetto, io mi allungherò per cercare sempre come si è il corpo. Nel frattempo con questo così? Perfetto. Okay. Faccio avanzerà così e sgraffierà nella grazie stessa situazione. Nel frattempo afferro con questa mano, solita leva dell'altra volta. Quindi se la leva è fatta con un certo impeto, ci sta il caso che il coltello scappa. Mm-hmm. Appena in questo caso scappa, mi allontano anch'io. Mi allontano. Correndo. Ok. Va bene, sì, riproviamoci perché... Allora, giustamente, volevo passare dalla parte dell'aggressore. Allora, alzo le braccia. Alzo le braccia. Allora, nel frattempo faccio così. Con l'avambraccio faccio così. Spingerà e graffierà. Grazie. Nel frattempo. Afferro. Allora, un attimo, rifacciamo. Certo. Allora, così. Faccio così. Quindi, così. Uno. Grazie. Diretto, senza fare movimenti ampi, ecco, perché il coltello okay è lì. Allora, vado sulla mano. Questa continua a essere così? Sì. Quindi, spingo di là. Così, è vero. Molto forte, molto forte. Ah, ok. Sì, okay. Sì. Perché a me viene voglia di spingere da là, invece devo spingere da là, giusto? Certo. Ok, va bene. Penso che possa bastare. Sì. Allora, adesso il primo caporal maggiore ci spiegherà Alessio. Naturalmente ti chiamo Alessio perché sei giovanissimo. Spiegaci un po', quindi, tu che cosa fai, che cosa sei, di quale reparto prima di tutto allora, fai parte? Sono il primo caporal maggiore Leone Alessio, faccio parte del 187° reggimento paracadutisti Folgore, della brigata paracadutisti Folgore, dell'esercito italiano. Sono istruttore del metodo di combattimento militare. E è un metodo studiato appositamente per i militari, per il militare italiano ad operare nelle diverse connotazioni dove è messo nei teatri operativi, quindi si parla sia teatri nazionali che internazionali. In più sono istruttore di varie discipline d'arti marziali. Da quanto tempo fai parte di questo reparto? 10 anni.
10 anni. Mi diceva prima il tuo comandante, il maresciallo, che insomma la tua giornata è piena, dalla mattina inizia alle 7 e finisce alle 20 ogni sera. Che cosa fai quindi durante la giornata? Durante la giornata abbiamo un'istruzione ai cadetti dell'Accademia Navale Militare di Livorno nella mattinata, dopo ho una giornata intensa con i paracadutisti del reggimento. Come mai hai deciso di far parte del reparto della Folgore? È un reparto un po' impegnativo, insomma, sì, no? Ho sempre avuto la passione per i reparti operativi, poi io essendo concittadino pisano e avendo la scuola di paracadutismo vicino a casa, vedevo tutte le volte questi paracadutisti, questi militari col basco amaranto che poi si buttavano dall'aereo, è una passione che mi è presa. Fare, adesso tu hai detto che fai l'istruttore, è difficile, ci vuole comunque una pratica, come si arriva a diventare istruttore? Per arrivare all'istruttore non è solo una questione di forza fisica e basta, ma è una questione specialmente di metodo di insegnamento e anni di pratica. Quindi tu ne hai abbastanza, insomma. Il consiglio che dai adesso alle nostre amiche, appunto, di HTO, se dovessero subire un'aggressione, che cosa dobbiamo fare? Adesso più o meno lo abbiamo fatto vedere, certo, insomma, quali sono le prime tecniche, però mi puoi immaginare che in quel momento soprattutto la donna sarà presa dal panico, certo. Cioè io avevo il panico sapendo che la cosa era simulata, figuriamoci insomma quando la situazione è vera. Un consiglio? Un consiglio, il più grande dei consigli in caso di un'aggressione dipende molto se prima abbiamo avuto degli insegnamenti e quindi abbiamo avuto magari degli insegnamenti di difesa personale, lì a quel punto sta alla donna decidere cosa effettivamente fare perché conosce benissimo cosa sa. Nel caso una persona è sguarnita di questi insegnamenti, purtroppo dovrà cercare o di scappare o comunque sia di accettare, se nel caso fosse una rapina, la rapina. Purtroppo per evitare problemi alla persona, meglio qualche soldo in meno che la salute. Quindi naturalmente non facciamo come avviene nei film, non siamo appunto nella fiction ma siamo nella realtà, certo. E la realtà è completamente diversa da quello che ci viene descritto nei film. Lì sono tutti bravi, anche le donne sono bravissime in fare queste operazioni, ma noi non siamo delle attrici, certo. Siamo delle, purtroppo, ma certe volte delle attrici inconsapevoli, insomma, delle protagoniste inconsapevoli di ciò che ci avviene. Ringrazio il primo caporal maggiore, grazie, Loni Alessio, di essere stato qui con me, di avermi insegnato alcune tecniche. E in bocca al lupo e grazie. Complimenti davvero per grazie. Tutto. Grazie. Amici, siamo adesso in uno dei 5 stand che il Comando Militare della Capitale ha allestito per far conoscere al pubblico, al grande pubblico, tutte le attività che vengono svolte dall'Esercito Italiano. Sono in compagnia del Caporal Maggiore Capo De Santis Federico, il quale appunto adesso ci illustrerà perché siamo qui, perché siete qui e di che cosa tratta il primo stand. Buon pomeriggio e benvenuto su HTO. Salve, buon pomeriggio. Allora, niente, noi siamo qui siamo per far conoscere al pubblico le opportunità professionali offerte dalla Forza Armata. Benissimo, il primo stand di che cosa si occupa? Adesso noi qui vediamo, trattiamo quello che è l'orientamento e la sopravvivenza. Bene Federico, prima di entrare più nello specifico e quindi illustrarci un pochino tutto ciò che avete portato oggi qui nello stand, io vorrei sapere tu di quale reparto fai parte? Io vengo dalla scuola di fanteria che si trova a Cesano e sono lì da circa un anno e mezzo. Un amore quindi per l'esercito dovuto a che cosa? Mio nonno era un paracadutista, mio fratello è stato un paracadutista e io non potevo fare altrimenti. Benissimo, allora Federico, io ho sempre sentito parlare di razione K, ma che cos'è la razione K? La razione K è un modulo da combattimento, quello cosa danno a noi quando si va fuori aria, magari in addestramento, cosa mangiare, e l'abbiamo proprio qui, adesso la facciamo vedere. Contenuta in questa scatola c'è una colazione, un pranzo e una cena. Tutto naturalmente ben condensato perché deve durare appunto per un giorno. Sì, sì. Federico, per far meglio capire ai nostri amici che ci stanno adesso seguendo, allora facciamo finta che ci siamo persi, quindi siamo in una situazione estrema dove non abbiamo né viveri e nemmeno niente per poterci orientare. Che cosa dobbiamo fare partendo dall'orientamento? Possiamo semplicemente costruire una bussola di circostanza. Come quella che è lì sul tavolo.
Enrico, adesso ci siamo orientati, quindi abbiamo capito come fare per poterci orientare non avendo con noi appunto una bussola. Ricordiamo appunto ai nostri amici che siamo in situazioni estreme, non abbiamo detto nemmeno l'acqua, non abbiamo vicino a noi nemmeno un torrente, quindi come facciamo a procurarci l'acqua che è indispensabile per noi? Il calore fa evaporare l'acqua dalle foglie, il vapore condensa e noi non facciamo altro che raccogliere nel nostro contenitore. Adesso vediamo che abbiamo raccimolato un po' d'acqua. È un processo molto lento ma ed efficace. Federico, allora ci siamo orientati, ci siamo procurati dell'acqua, adesso dobbiamo procurarci del cibo. Come facciamo a procurarci del cibo? Sì, possiamo creare delle trappole di circostanza molto rudimentali, ad esempio con una pedana, con un bastoncino messo sotto, un'esca per far tirare l'animale, a quel punto con la cordicella vado a tirare e l'animale rimane incastrato nella pedana. Federico, abbiamo visto come procurarci del cibo, ma naturalmente non lo possiamo mangiare crudo. Non abbiamo però fiammiferi, non abbiamo un accendino, non li abbiamo più, li abbiamo già ormai utilizzati e quindi si sono consumati. Come facciamo ad accendere un fuoco? Ok, adesso ci sono varie tecniche, vediamole, come dalla pietra focaia al legno, lo sfregamento del legno, ad una sega a filo, sempre a sfregamento, sono procedimenti abbastanza lunghi, però dopo sono efficaci. Adesso vediamo anche con un acciarino come accendere il fuoco. Quindi adesso occorrono tre ingredienti fondamentali per accendere un fuoco. Sono l'esca, ad esempio foglie, muschio, aghi di pino, funghi secchi, eccetera, eccetera. Legnetti, quindi rametti asciutti, e del combustibile, legni duri, noce, faggio o quercia. Adesso vediamo proprio come accendere, che è pronto, abbiamo già preparato tutto quanto. Andiamo con l'acciarino a sfregare su. Ecco qui, abbiamo acceso un fuoco. Naturalmente adesso per un problema di praticità e anche di velocità abbiamo usato del cotone idrofilo, perché è normale che questa tecnica ha bisogno di tempo, il fuoco non si accende facilmente, quindi non lo possiamo accendere in un secondo. Adesso anch'io farò la mia prova del fuoco, sperando di essere capace di accendere il fuoco. Ci proviamo. Sì. Sembra che sia stata capace di accenderlo, quindi vuol dire che non morirò almeno di fame, quindi sì, mangerò questa sera perché il cibo me lo sono procurato prima, quindi adesso ho acceso anche il fuoco, però che cosa mi resta? La cosa fondamentale, ho bisogno di un rifugio. Federico, adesso mi devi spiegare come faccio a trovarmi e quindi anche a costruirmi un rifugio di circostanza. Sì, un rifugio lo possiamo costruire e dobbiamo tener conto a due fattori principali, i quali sono in base al terreno e in base alle condizioni climatiche. Adesso qui abbiamo costruito un rifugio di circostanza con modo canadese. Tutte le attività che oggi ci ha portato qui a Rainbow Magic Land l'esercito italiano, grazie anche al comando militare della capitale, io le ho provate tutte. Sono pertanto stanca e ho deciso di ritirarmi nelle mie stanze. Quindi vi auguro una buona notte, una buona serata naturalmente. Per oggi è tutto. Dallo stand della scuola di fanteria vi saluto, Michela Cossidente per HTO Rainbow Magic Land Valmontone.